Benvenuti ragazzi! Dopo tanto tempo ragazzi, finalmente abbiamo deciso di rifare un tutorial. In molti ci avete chiesto come realizziamo alcune pettinature, quindi oggi vi mostreremo il procedimento. Direi di iniziare allora! La prima pettinatura sarà una treccia, cosa scontata, ma non per tutti. Dopo aver pettinato i capelli della vostra Barbie, divideteli in tre ciocche uguali. Ora prendete la ciocca sinistra o quella destra, quella che preferite, e portatela al centro. Fate la stessa cosa con l'altra ciocca. E continuate così fino alla fine. E adesso legate la treccia con un elastico. Più piccolo è, meglio è. La treccia è completata. È una pettinatura molto semplice, ma efficace. Passiamo alla prossima pettinatura. Penso la conosciate tutti. Sono le trecce alla francese, una pettinatura molto richiesta. Dividete i capelli della vostra Barbie in due parti uguali. Ora legate una delle due parti, questo per comodità. Ora prendete una piccola porzione di capelli, quella frontale, e poi dividetela in tre parti. Ora partite come se steste facendo una treccia normale, la differenza è che quando portate una delle tre ciocche in mezzo ne aggiungete un'altra. Continuate così fino alla fine. Quando finite i capelli da aggiungere, continuate come se fosse una treccia normale. E ora fate la stessa cosa dall'altra parte. Ed ecco il risultato. A noi come pettinatura piace molto, e a voi? La terza pettinatura, ragazzi, ha lo stesso inizio delle trecce alla francese. Una volta arrivati circa all'altezza dell'orecchio della vostra Barbie, fermatevi. Prendete un elastico e legate i capelli. In alternativa, potete completare la treccia alla francese, prendere un elastico e metterlo all'altezza che volete. Ora scegliete la treccia. Anche questa pettinatura è molto carina. Ancora non l'abbiamo mai provata da una nostra Barbie nei nostri video, ma lo faremo sicuramente. Ora passiamo alla quarta pettinatura. Questa pettinatura non ha un nome preciso, però è molto semplice da fare ed è deliziosa. Prendete le due ciocche di capelli che stanno sopra le orecchie. L'unica cosa che dovrete fare è portarle dietro la nuca. Ora prendete o un elastico o una molletta e legate il tutto. Ed ecco qua! Sembrerà banale come pettinatura, ma non tutti sono in grado di fare lo chignon. Pettinate i capelli della vostra Barbie dal basso all'alto. Ora, questo passaggio non sarà semplice da spiegare, ma ci proveremo. Tenete fermi i capelli della vostra Barbie con una mano, mentre con l'altra fate girare la Barbie su se stessa a 360 gradi. Questo attorciglierà i capelli della Barbie in questo modo, ed è proprio lo chignon. Arrivati a questo punto, legate lo chignon. A noi piace lasciare delle ciocche di capelli fuori dallo chignon, ma questo potete anche evitarlo. Ed ecco qua, lo chignon
è terminato. Ora faremo due semplici code alte. È più che scontato che sappiate fare una coda alle proprie Barbie, quindi perché non dovreste saperne fare due? Quello che infatti vogliamo mostrarvi oggi è un semplice consiglio su come farle più facilmente. Come con le trecce alla francese, vi consigliamo di dividere i capelli in due parti, per poi prenderne una e legarla. In questo modo i capelli non si intersecheranno. E adesso semplicemente fate una coda, spazzolate i capelli dal basso all'alto e legateli. Quanto è veloce da fare questa pettinatura, non credete? Eppure, secondo me, è adorabile. E adesso tocca alla spina di pesce. Dividete i vostri capelli in due parti uguali. Qui non c'è bisogno di legare una delle due parti per comodità, infatti utilizzeremo entrambe in contemporanea. Prendete una piccola ciocca di capelli e portatela al centro. Ora prendete un'altra ciocca dalla parte opposta e mettetela sempre al centro. Il procedimento è molto semplice, più che altro è lungo. Continuate così. Quando avete finito i capelli, ripartite come all'inizio, quindi prendete una ciocca e la portate al centro. Leghiamo il tutto con un elastico. Adorabile questa pettinatura, è sicuramente una delle mie preferite. Anche questa pettinatura non ha un nome specifico, però è veramente graziosa. Prendete una ciocca di capelli della Barbie frontali. Ora attorcigliateli su se stessi. Così. Qui vi consigliamo di prendere una molletta e legate i capelli. Ta-dan! Pettinatura, la mezza coda, che presenta però anche una variante. Dopo aver pettinato i capelli alla vostra Barbie, divideteli in due parti, ma non verticalmente come le scorse volte, bensì orizzontalmente, circa all'altezza dell'orecchio. E adesso semplicemente legate la ciocca di capelli sopra. Azzeccatissima per Nikki, non credete anche voi? Come variante potete fare una treccia anziché la solita coda. A parte la treccia poi potete sbizzarrirvi e fare chignon, doppie trecce, due chignon. Ragazzi, il tutorial termina qui. Speriamo di esservi state d'aiuto. Inviate ai nostri account Instagram Girl Barbie YouTube e curiosità su Girl Barbie i risultati delle vostre pettinature. Posteremo le foto sulle storie. Un bacione! Alla prossima!